stato per ricevere un premio, per cui sono molto felice, un premio non a me, ma un premio al Comune di Bergamo e a tutti i soggetti che hanno reso possibile da un anno a questa parte l'Accademia per l'Integrazione, che è un progetto di accoglienza e di formazione dei richiedenti asilo orientato per l'appunto alla loro migliore integrazione nella nostra società. È un progetto molto speciale, basato sull'adesione volontaria di alcune decine di richiedenti asilo, i quali sono entrati un anno fa in un percorso di formazione molto impegnativo, basato sull'apprendimento della lingua italiana, sul bilancio di competenze, sulla formazione professionale e poi sull'avvio al lavoro attraverso dei tirocini. I partner di questo progetto sono la Diocesi, che attraverso la cooperativa Rouen ha in gestione i richiedenti asilo da parte della Prefettura, attraverso il bando che ha vinto, il Comune di Bergamo appunto e Confindustria, perché quell'aspetto, cioè la disponibilità delle aziende del nostro territorio ad accogliere poi i richiedenti asilo ed avviarli ad attività di lavoro, è assolutamente fondamentale. Poste Italiane ci premia all'interno di questo premio Cresco Award organizzato da Sodalitas e Danci per il progetto Piccoli Progettisti Crescono. Abbiamo fatto costruire ai nostri bambini e ai nostri adolescenti due pezzi del nostro comune di Maligno. Un parco giochi che è stato pensato, costruito fatto proprio dai bambini, e poi un piccolissimo museo didattico che ricorda le vecchie cucine del nostro comune, tutto pensato, progettato, costruito dai bambini. Sì, innanzitutto grazie. Il progetto si chiama La Scuola dei Quartieri, che è un progetto sostenuto dal PONMETRO, dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, ed è un programma che fa parte del più vasto intervento dell'amministrazione sul tema dei quartieri. Sapete che Milano c'è questo piano per fronteggiare i temi di rigenerazione, che naturalmente insiste molto sulla dimensione hardware, dove si ripara le strade, si riparano i palazzi, insomma, si agisce sulla dimensione materiale, ma credo che ormai siamo tutti convinti che la dimensione software sia anche importante, la dimensione immateriale che è fatta di economia, di società, di cultura. Ora, qual è la scommessa della scuola di quartiere? L'idea di rendere i cittadini abitanti dei quartieri periferici della città protagonisti dei processi di trasformazione. Questo evoca un'esperienza straordinariamente interessante della municipalità di Milano, sono le scuole civiche e serali. Sapete che da 150 anni la municipalità, nei momenti di grande cambiamento, investe in conoscenza, quindi come strumento di resilienza e quindi di sostenibilità. Bene, ci siamo chiesti in che modo potevamo aiutare chi abitava nelle periferie soggette alle trasformazioni a non essere soltanto spettatori passivi, non soltanto a partecipare esprimendo un'opinione o un bisogno, ma essere protagonisti di trasformazione partendo anche dai desideri, dalla volontà, da quello spirito imprenditoriale che poi viene dato dalla città. E questo è nata la scuola dei quartieri, che è un percorso che aiuta gli stessi cittadini a immaginare idee trasformative, li accompagna e gli insegna a progettare.